Bella a tutti ragazzi, qui siamo un nuovo video di questo canale e oggi siamo su un, possiamo chiamarlo tutorial. Sì, allora, oggi vi insegnerò come registrare con una qualità nella media e completamente, quasi completamente gratis sul, appunto dal PC, usando un PC, registrando lo schermo del PC. Allora, prima di tutto abbiamo bisogno di un programma di registrazione. Io ne ho due, ne ho trovati due, poi ce ne sono molti altri. Poi si può anche craccare Camtasia Studio, Io non l'ho craccata, non sono riuscito, ma vedrò non di craccarlo, ma lo comprerò spero di comprarlo presto. Allora, SMR Recorder è quello che sto usando, che ha un'interfaccia molto ma molto semplice, e quando noi abbiamo fatto partire la registrazione ci comparirà questa. Se noi la clicchiamo, adesso non posso farvelo vedere però perché sto registrando appunto con questo programma, ci stoppa il video e ci chiede se vogliamo finire il video o continuarlo. Invece i video non li salva, pesantissimi. Invece questo qua funziona, però i video li carica veramente in una, cioè io riesco a caricarli perché comunque è una buona connessione, però 3 ore ragazzi, 300 minuti, quindi. E invece questo ci impiego 5 minuti, perché ragazzi io ho fibra, quindi è tutto molto più veloce. Questi qui sono i due programmi. Poi, se avete un microfono, per migliorare la qualità, avete bisogno di questo programma, semplicissimo, che noi lo apriamo. Ok, intanto io vi dico già che non ho il microfono, però l'ho ordinato su internet e se riesco ve lo faccio anche vedere. Aspettate, se mi ricordo come si chiama, Amazon, ok. Mond Plast microfono, ok. Questo qua l'ho ordinato bianco e non costa neanche tanto, però come primo microfono direi che va più che bene. L'ho ordinato, mi dovrebbe arrivare verso Natale, cioè verso Natale, l'ho chiesto come regalo per Natale. E poi non so quando arriva perché l'ho ordinato da un altro sito, non Amazon, quindi non so quando mi arriva. E quindi se avete un microfono, anche il Samsung Meteor Mic, basterà cliccare su registra e partirà, registrerà tutto quello che direte. Però voi dite, abbiamo la traccia audio, abbiamo il video, come facciamo a montarli insieme? Ragazzi, li possiamo montare insieme con un programma gratis che non vi consiglio molto, cioè non ve lo consiglio, piuttosto trovatene altri, cioè perché ragazzi? Perché una volta che noi abbiamo renderizzato il video, new project, ok? Aspettate. Noi salviamo il progetto e ce lo salverà in un formato che YouTube non riesce a caricare, e cioè se è MOV, eccetera, quello che c'è scritto appunto sul sito di YouTube, potete, se no non potete.
e quindi non si possono caricare video, cioè si possono caricare perché qui te le fa anche mettere mettere da il formato quello lì strano che non mi ricordo come si chiama a il formato punto .mov eccetera che appunto YouTube supporta. Però ragazzi ci mette veramente tanto a renderizzare il video e quindi questi sono i programmi che io sto usando al momento. Usando questo non lo sto usando, questo neanche, questo l'avevo usato ma non ho mai caricato un video perché non mi fa registrare e invece sto usando questo che sui gameplay lagga. Però ragazzi, io cosa ho fatto? Ho ordinato l'HD PVR Rocket. Sì ragazzi, l'ho ordinato. E questo qui mi potrà, cioè mi sarà molto utile. Perché potrò registrare i video con questo sul cellulare e anche sulla PlayStation. Quindi ragazzi, veramente una cosa epica. Intanto io l'ho ordinata, mi arriva sempre per Natale. E così farò dei video con una qualità maggiore. E questo HD PVR Rocket è l'unico della home page che appunto fa i video a 1080p, che non è proprio il massimo. Non me ne intendo di queste cose, ma non credo che sia il massimo. Però YouTube è il massimo che può supportare. E questo HD PVR Rocket, vi farò una recensione quando mi arriverà e vi spiegherò come funziona. Ok, io direi che può essere tutto, perché poi, ragazzi, per fare le copertine io uso questo programma che è gratuito. Io le copertine le faccio molto semplicemente. Solo che è un po' lento ad aprirsi, ma a parte questo poi funziona bene. Dobbiamo andare su file, apri e vi apri, scegliete un'immagine, ad esempio apri non so, facciamo questo. No, non me lo fa aprire. Vabbè ragazzi, selezioniamo questa. No, adesso non la seleziono, ma selezioniamo questa e potrete modificarla. Intanto vi faccio vedere le mie copertine, che comunque non sono proprio delle cacchette. YouTube, cioè sono ok che Stepney, Anima, Suri, Vegas le faranno molto più belle, però per incominciare non sono proprio brutte. Vi faccio vedere. Ok, ecco qua, non l'ho messa, scusate ragazzi, ma ho avuto dei problemi. Comunque vedete, questa sono molto semplici, però non sono neanche, questo è quello che ci ho lavorato di più, perché avevo trovato un'immagine con scritto risorse e questo praticamente l'ho presa da internet questa immagine, solo che era tutta sgranata, no? Allora ci ho messo mezz'ora per fare in modo che venisse appunto così. Ok. No. No, ho fatto una cacchiata. Ho inserito il programma che c'era qui. Ah, no. No, ragazzi. Semplicemente ho spostato tutto. Vabbè, ragazzi. Questi erano i programmi che io uso per registrare. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, mettete un mi piace, iscrivetevi e commentate e ditemi se volete, appunto, quando mi arriverà l'unboxing dell'HD PVR, l'unboxing del Mondplast bianco PCM 1200.
Comunque, io nei prossimi giorni vi porterò non so ben quando, però vi porterò un gameplay su The Escapist. Ho in mente un progetto con Simon su GTA, perché l'ha comprato appunto anche lui. Non l'avete ancora visto perché ha fatto dei video su GTA, sì, però non online. E stiamo lavorando su un progetto di gare malate, molto malate. Poi vedrete nei prossimi video, ma non so, prossimi, forse anche tra una settimana, non so ragazzi. Comunque, come ho già detto, io vi ringrazio per la visione e alla prossima. Ciao ciao!